Amici del canale Vetorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Spesso mi sentite parlare qui sul mio canale di gruppi internazionali, difficilmente parlo di gruppi italiani, soprattutto per i generi di cui parlo qui sul canale musicale, e invece per una volta devo fare un video molto positivo su un gruppo italiano chiamato Frozen Crown, di cui vi ho già parlato in realtà in un video precedente per quanto riguardava il singolo che mi fece scoprire questo gruppo, che appunto si chiamò Forever, un singolo veramente molto interessante, un bel concept di power metal moderno. Ad aprile 2021 è uscito il loro nuovo album Winterbane, che è il terzo della carriera dei Frozen Crown, e dunque continuiamo un po' a parlare di una serie di questi gruppi appunto di metal moderno che effettivamente a me stanno piacendo tantissimo. Vi ho parlato non solo dei Frozen Crown, ma l'anno scorso vi ho parlato dei Volturian, che è un altro gruppo che sto seguendo con tanta attenzione, dei Furor Gallico, feci l'analisi diciamo del singolo Canto d'Inverno, e sono tutti gruppi appartenenti alla Scarlet Records, che sta promuovendo questi gruppi italiani che spero veramente si facciano un nome. I Furor Gallico già ce l'hanno, perché sono per esempio il gruppo di apertura degli Elvezzi, e mi auguro che sia i Volturian che soprattutto il gruppo di oggi, i Frozen Crown, possano farsi un nome ancora più grande di quanto non sia, perché effettivamente è giusto sponsorizzare e parlare bene di un gruppo italiano che ha prodotto un bel lavoro dal mio punto di vista. Winterbane è stato il primo album che ho ascoltato in realtà per intero. Dopo Forever, va detto, faccio un po' mea culpa, non li avevo più ascoltati più tanto i Frozen Crown, però qualcosa mi avevano lasciato di positivo, spezziamo subito una lancia a loro favore. Questo album Winterbane mi ha subito colpito fin dalla prima track, Embrace This Night, una track che si apre con una bellissima intro di chitarra, di una delle due chitarre principali, di Fabiola Bellomo, credo si chiami la chitarrista, ed effettivamente già ti introduce a quella che è una delle performance canore più interessanti appunto di tutto l'intero album, che è quella di Giada Etro, che comunque comparirà anche in altre canzoni di un altro gruppo di cui parlerò a luglio, ma non facciamo tanto spoiler, che comunque è uno dei pezzi forti secondo me dei Frozen Crown. La voce molto particolare di Giada effettivamente è molto azzeccata al contesto Frozen Crown, e molto spesso si accosta molto bene ai riff e a tutte le strutture che appunto le canzoni di Winterbane vanno a offrire. Embrace the Night è una canzone tipicamente power metal, dove effettivamente la voce di Giada Etro alza ancora di più il livello di una canzone che comunque già di base sarebbe molto buona, perché appunto già l'intro di chitarra è molto buona e tutto il core di basso, chitarra e batteria effettivamente fa volare i più di 5 minuti di questa Embrace the Night. Molto spesso in queste 10 track di Winterbane le canzoni si sviluppano praticamente sotto lo stesso mood, in alcune canzoni in realtà c'è però un cambio che in realtà appunto sorprende effettivamente l'ascoltatore e anche me in particolare. Per esempio, una delle mie track preferite in assoluto è l'ultima, quella che chiude l'album Winterbane, che è Blood Snow, una suite mi verrebbe da dire di più di 8 minuti, dove effettivamente viene anche a introdursi una voce in sporco, quella del secondo cantante nonché chitarrista della band, che è Federico Mondelli, che peraltro fa un'altra diciamo comparsata, anche se è un termine un po' esagerato, in growl sempre durante l'album. Effettivamente, nonostante più questa Blood Snow non sia riconducibile a un power metal tradizionale con voce soltanto pulita, ma magari prenda spunto anche da altri generi con appunto queste voci in sporco, effettivamente rende una suite molto interessante Blood Snow, che probabilmente è la mia canzone preferita di tutto l'album, canzone che assolutamente vi consiglio. Purtroppo l'album secondo me perde leggermente di fascino magari nelle track 8 e 9 e anche magari in canzoni come The Lone Stranger, che mi hanno lasciato un po' lì. Comunque sicuramente l'album è più che positivo e si risolleva anche con una prima parte assolutamente interessante, e soprattutto con una canzone, Angels in Disguise, che vede la collaborazione di Federica Lanna, che è la frontwoman dei Volturian, dove peraltro nell'album Crimson ci fu una collaborazione sempre tra i due gruppi. A stavolta a fare il featuring fu già dietro in una canzone appunto chiamata In a Heartbeat. Sicuramente questi gruppi vanno sponsorizzati, e Wonder Bane secondo me può essere assolutamente la consacrazione secondo me di questi Frozen Crown, che appunto ripeto hanno fatto già 3 album, altre canzoni sono state già annoverate come molto positive, vedi per esempio I Am a Trend, il primo album che devo ancora in realtà recuperare. Se dovessi dare un giudizio secondo me a questo
album dei Frozen Crown, tuttavia io do un 7, 7 e mezzo pulito, perché onestamente mi ha coinvolto fin da subito. Certo, c'è qualche canzone che sulle 10 totali non mi ha coinvolto, ma in ogni caso, sia come struttura musicale, sia proprio come performance canora, sia come in generale il contesto di questa band per questo album, effettivamente il voto non può che essere molto molto alto. Dico una cosa forte: è secondo me un album molto molto migliore rispetto ad altri titoli più mainstream. Vedi per esempio, a mio modo di vedere, l'ultimo dei Foo Fighters, Minutes at Midnight, che sì, è interessante, ma secondo me non a livello di questo album dei Frozen Crown. E dunque voto pienamente promosso per quanto riguarda il mio insindacabile giudizio, che per carità è il giudizio di un signor nessuno, ma comunque siamo qui per parlare di musica e spesso parlare di musica danni non ne fa. Fatemi sapere dunque cosa ne pensate di questa recensione musicale, che è uscita un po' a sorpresa sul canale principale, perché avevo detto sulla pagina Facebook che non avrei fatto altri video, perché quando voi vedrete questo video sarò a Misano Adriatico a vedere le Superbike dal vivo, e lì sul canale sportivo uscirà il video live del Gran Premio, ovviamente con un vlog montato con le opinioni a caldo. E ovviamente passate anche da quel canale, che vi lascio sempre qui sotto in descrizione, così come vi lascio sotto in descrizione l'album dei Frozen Crown, Weatherbane, assolutamente un album da ascoltare. Il saluto da parte di Vetorgar, ci vediamo alla prossima recensione musicale. A presto ragazzi, ciao!